Ben trovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920, fine dell'idillio Rossi Foggia. È ufficiale, da ieri sera il tecnico riminese non è più alla guida del club rosso-nero, una notizia che si era sparsa con la velocità della luce nelle ultime ore, che ieri ha trovato conferma nella conferenza stampa che Delio Rossi ha tenuto presso la sala conferenze Fesce dello stadio. È una notizia che sotto certi versi sorprende, perché un po' tutti immaginavano che l'allenatore romagnolo, dopo aver condotto il Foggia a un passo praticamente dalla promozione in Serie B, fosse pronto a riprovarci da subito, fin dalla prossima stagione. E ieri invece si è appreso tutt'altro, perché Rossi da un mese invece aveva preso questa decisione e ha provato anche a motivare questa sua scelta. Diciamo subito che le sue ragioni non hanno convinto fino in fondo, come è normale che sia, anche se, aggiungiamo, non giustifichiamo per niente le critiche, le allusioni anche che sono piovute sul capo dell'ormai ex tecnico del Foggia. Cosa ha detto in buona sostanza Delio Rossi? Ha detto che getta la spugna perché non se la sente più, in quanto troppo coinvolto emotivamente in questa avventura con il Foggia. Lo ha compreso strada facendo, evidentemente, lo ha anche verificato in questi 3 mesi di permanenza sulla panchina del Foggia, durante i quali si è letteralmente estraniato da tutto il contesto. Una scelta condivisibile, perché Rossi è praticamente di Foggia, ha familiari, amici, conoscenti, e quindi per rimanere un attimo sereno, super partes, ha dovuto fare questo tipo di scelta. Ma questa è una scelta comunque che alla fine si è rivelata dolorosa, perché lo ha messo anche nella condizione di non vivere serenamente questa sua avventura a Foggia. E di qui allora questo scatto in avanti che lo ha, come dire, predisposto verso questa soluzione finale. A tutto questo però aggiungeteci dell'altro, perché probabilmente poi è venuta fuori anche la vera ragione per la quale Rossi ha deciso di mollare. A nostro avviso, secondo Rossi, non ci sono più le condizioni ambientali anche per fare calcio in un certo modo da queste parti. E noi condividiamo assolutamente il suo pensiero, perché leggiamo, vediamo troppe pressioni, troppo, come dire, troppe attenzioni, anche esasperate e esagitate attorno al fenomeno Foggia, e in queste condizioni diventa davvero molto, molto, ma molto complicato avere anche la serenità giusta per fare tutte le scelte e le valutazioni a tutto tondo. Ha anche aggiunto Delio Rossi che non ci sono altre motivazioni. Noi oggettivamente crediamo che Delio Rossi, che era e rimane un galantuomo, non abbia detto fino in fondo la verità, perché vogliamo credere ed immaginare che, laddove mai, insomma, ci fosse stato un confronto anche sereno, disteso, con la proprietà, si poteva trovare anche un punto d'intesa per proseguire tutti assieme appassionatamente. Ma forse è una nostra deduzione, Delio Rossi avrà verificato che in questo momento garanzie assolute non ce ne sono, molto probabilmente anche perché la proprietà sta facendo le sue valutazioni, se è il caso di andare avanti o se invece di passare la mano. E allora,
in una situazione di stand-by alla fine. Delio Rossi ha scelto questa strada, non lo ha detto, ma immaginiamo insomma che anche questa componente abbia avuto inevitabilmente un peso significativo in questa scelta finale. È stato un signore fino in fondo Delio Rossi, perché ha anche ringraziato la proprietà per quello che ha fatto in questi 3 mesi, perché vuole uscire in punta di piedi, così come è arrivato l'allenatore riminese, con qualche rimpianto, magari con qualche valutazione più approfondita che poi ha fatto attraverso quella lettera che vi invito di andare a leggere per capire anche il sentiment che ha spinto l'ormai ex allenatore del Foggia verso una scelta, insomma, che potrà anche non essere condivisibile a tutto tondo, ma che ha, ripetiamo, le sue ragioni molto molto chiare. Questa è la questione legata a Delio Rossi. C'è poi un altro aspetto che prepotentemente torna d'attualità, e che è legato, vincolato alle iscrizioni. Dunque voltiamo pagina per la prossima stagione. Iscrizioni che chiamano in causa pesantemente il Lecco, che, lo possiamo dire oramai con il crisma dell'ufficialità, entro ieri alla mezzanotte non ha provveduto a presentare in ordine tutto l'incartamento per l'iscrizione. C'è la questione dello stadio a Pesa, del Rigamonti Ceppi, la cui capienza non è omologabile per disputare un campionato di Serie B. Il Lecco si era rivolto al Padova per disputare le gare casalinghe, in un primo momento c'era l'ok, poi però pare che il prefetto questo ok non l'abbia dato. Di fatto alla mezzanotte di ieri la formazione lombarda si è trovata spiazzata. E allora questo comporterà delle rivalutazioni a tutto tondo, e tornano d'attualità come non mai, sempre puntuali in questo periodo, le cosiddette riammissioni e poi ovviamente anche i ripescaggi. Se il Lecco è out, aspettiamo aggiornamenti, insomma, che arriveranno in giornata, dando un'occhiata ai regolamenti e soprattutto a, come dire, quelle che sono le coordinate delle NOIF, che appunto regolamentano i campionati, non ci dovrebbe essere molta speranza per il Foggia, perché si parla di soprattutto salvaguardare le retrocesse dalla Serie B. C'è un punto però che ha una sua valenza e attorno al quale, a nostro avviso, il club, lo speriamo e ce lo auguriamo fortissimamente, faccia valere i suoi diritti. Vi sembra normale che alla fine non siano 4 le formazioni che salgano dalla C, e che questo principio non venga salvaguardato? Ecco, il Foggia deve partire proprio da questo presupposto e deve muoversi a tutti i livelli con grande abilità. Alla fine la scelta sarà politica, dunque sarà fondamentale sapersi muovere nel palazzo, ma c'è poco tempo per farlo. Ciao.